ECG Regione di oggi l'apriamo proprio con Paola Taverna del Movimento 5 Stelle. Ben trovata, buongiorno. Buongiorno, ben trovati. L'ha sentita lo scherzo telefonico della zanzara a Paglia, al Monsignor Paglia? Posso dirle la verità, l'ho sentito stamattina. Per un attimo ho avuto quasi un senso di solidarietà nei confronti di Marino. Veramente ormai è come sparare sulla croce rossa, di più. Cioè, mi ha fatto pena. Cioè, senti, di uno sta imbucato al sindaco di Roma e poi stava lì con quella lo porterebbe pasta. A prendere un gelato, insomma. Sì, lo porterei a prendere un gelato, lo accompagnerei via ai giardini pubblici, due altalene, il gelatino, su come si fa con i bambini quando si sbucciano il ginocchio. Ma l'ha stupita il sindaco di Roma. Si è stupita in qualche modo anche dei rapporti confidenziali che questo finto Renzi aveva con il vero Monsignor Paglia. Bravissimo, no, Matteo. Di queste cose non mi stupisco di nulla, perché voglio dire, i rapporti siano fuori da quelli istituzionali, molto confidenziali, ci può anche stare. Quello è il Presidente del Consiglio, comunque parlavano di una situazione imbarazzante per il Papa, sì. L'ha sentito che diceva era molto infuriato, io penso che Francesco sia molto infuriato. Come se lo immagina Bergoglio infuriato? Ieri Crozza lo imitava, era, sì. Era no, una cosa spettacolare. Non nominate Marino altrimenti vi scomunico. Che tristezza, ma vi rendete conto in che mani siamo? Cioè, che tristezza, quell'altro, ma io l'ho sentito, ma voi pure siete cattivi, ho sentito l'intervista di Esposito, cioè non dovete fargli dire quelle cose, quello ancora... Ma no, ma non siamo noi, non siamo ma cattivi, ma l'ha detto lui, ma l'ha detto da noi, ma l'ha detto lui. Lo dovete bloccare, cioè, ma per la sua incolumità, cioè quello gira per Roma. Cioè, ma lei se la immagina uno che scende dall'autobus dopo che gli è crollato il soffitto di Piazza di Spagna, che non riesce a entrare, che se vede passare Esposito? Ma è lui che ci ha detto: io sono a Termini in incognito. se mi riconoscono, me menano, ha detto, quindi... C'ha ragione, no. Perché io trovo che la situazione qui sia esplosiva, i romani non ne possono più, i romani veramente sono sull'orlo, si diceva, donne sull'orlo di una crisi di nervi, romani sull'orlo di una crisi di nervi, ma... Di quelle serie. Roma è nel panico più totale. Fermatevi, cioè, ma proprio un senso di, non lo so, un minimo di vergogna, si mettessero davanti allo specchio. Io non ripeto che gli ho consigliato di fare a Esposito davanti allo specchio, però, cioè, fermatevi, vergognatevi 5 minuti, andatevi a casa, lasciateci stare. Autogestioni, i romani si autogestiscono, guardi, e campano molto meglio. Sembra che ci come siano... a scuola, autogestione. Autogestione, sì, torniamo ai collettivi studenteschi. Roba di sinistra, come si può più parlare di sinistra? Ma ci sono delle indiscrezioni che arrivano dagli uffici di Renzi, secondo le quali Renzi avrebbe detto ma ormai non possiamo muoverlo Marino, almeno per l'anno santo, però nel 2017 si torna a votare a Roma. Sì, va bene, ma no, se arrivano nel 2017 devono arrivare fino al 2018, perché che fanno? Ci siamo tenuti 4 anni, poi quando rischiano che si può presentare un dibattito a qualcun altro, vanno a elezioni in annetto prima, così evitano che ci sia il Movimento 5 Stelle alla grande che partecipa, perché il nostro problema è che noi non possiamo, nel momento che ricopriamo un incarico... Nel 2018 vorrebbe presentarsi anche una taverna però, sindaco di Roma. Romana, lasciamo la sta, perché no, io non ce la faccio a farmi una campagna elettorale con quelli che mi mettono in faccia. A me mi arrestano prima che arrivo manco alle elezioni. Non so, perché non li sopporto più. Perché ormai non è più una questione di dialogo, ormai è una questione che tu mi stai a piangere e io non ci sto. Ma in che senso la campagna elettorale? Non sopporterebbe la campagna elettorale? Il confronto con gli aspiranti? No, prima, io passo le mani. No. Alla terza ma non è vero, lei è buona Taverna, dietro questa apparenza in fondo. No, allora parliamoci chiaro, si parla con persone che ascoltano, se sì. Tu davanti parli con una persona che ciò che tu dici che è la verità, ti rispondono con menzogne, è dell'opinione che non so degni di un confronto. Vabbè, queste persone sinceramente mi hanno stancato, è vero, in politica non si può fare così. Oggi ne ho avuto una bella, ho imparato una bella lezione in commissione sanità, poi eventualmente lo affronteremo in altro momento. Ma che è successo? Che io sono 2 anni che mi sto battendo strenuamente perché
venga approvato un disegno di legge per gli screening neonatali. Sono degli esami che si fanno ai bambini per delle malattie metaboliche che, se scoperte nei primi 3 giorni di vita, si possono curare. Se non sono scoperte, portano a patologie neurodegenerative, anche mortali. In alcune regioni li fanno, in altre regioni no. Uno che fa in maniera molto semplice presenta un disegno di legge che dice: scusate, ma facciamolo in tutte le regioni. Certo. È pure un risparmio per la sanità, perché se io scopro una malattia e la curo tramite una dieta, togliendo le proteine del latte, non mi trovo poi con una persona gravemente invalida che dovrà gravare sul servizio sanitario. Ecco che esce la bossa da Palazzo Madama, va. In pompa magna, che ci stava a fare qui oggi? Scusate, sono a finestra dell'ufficio, intanto la vedo. No, attenzione, in diretta, la radiocronaca di Paola Taverna della Boschi che esce. Ma le faccia un fischio, le faccia un fischio, Taverna, per noi. Fischio, la Boschi, la che tira pure, che sembra che qualcuno gli sta fischia per quanto è bella. No, non mi fate parlare stamattina, quanto sono arrabbiata. Ma torniamo... Insomma, mi hanno detto che probabilmente il disegno di legge non passa perché noi non siamo capaci di dialogare. Noi vogliamo, pensiamo di avere la verità in pugno. Ho detto: ma su che devo dialogare? Sulla salute dei bambini? Ma mica ci guadagno niente io. Ho detto: ma vi rendete conto di che cosa state dicendo? Devo dialogare con chi? Sto in Parlamento, sto in Commissione Sanità. Ma avete detto tutti che è giusto, che è corretto. Abbiamo l'emendamento in Commissione Bilancio e non me lo approvano, non me lo fanno passare l'emendamento per la copertura, perché hanno deciso che tanto il Movimento 5 Stelle non deve fare nulla qua dentro, perché gli facciamo fare brutta figura. E allora pure sulla pelle dei bambini loro ci mettono la seppetta, o tu te pieghi che diventi un po' malleabile, casomai diventi un po' quella a loro, oppure stai bene così. Io non gliela posso fare. Cioè praticamente chiedono una sorta di scambio anche quando ci sono dei bambini di mezzo. Loro sempre, è solo così funziona qua dentro. Io te do, tu me dai. Forse rompiamo un po' troppo le scatole, siamo troppo corretti, siamo troppo coerenti e non va bene. Non è questa la politica che vogliono, questa deve essere la politica del piegate un pochettino, così poi sei ricattabile anche tu, così poi in finale siamo tutti un po' più uguali. E quindi come è andata a finire in commissione poi? Se mi sono incazzata e me ne sono andata, è finita la commissione, comunque l'emendamento è in bilancio, si parla che verrà forse visto dopo il DEF, un DEF che taglia la sanità in maniera indiscriminata su qualunque prestazione, su qualunque possibilità di renderla ancora sostenibile. Una tristezza, credetemi, poi io non so una che veramente ci crede e combatte. Sono 2 anni che ci combattiamo su video, però non si resa conto che proprio a questi non gli interessa. Taverna, la sentiamo molto delusa, ma mica vorrà mollare. Ma quando mollo? Ma prima, cioè, li voglio vedere tutti, com'era il cinese che si metteva in riva al fiume, ripeteva passare il cadavere del nemico. Io non mollo, però è tosta, è tosta quando ti senti di queste cose, è tosta. È veramente, cioè, non... che fai? Che fai? Io vorrei capire i cittadini che cosa fanno. Una madre che deve fare un'analisi al figlio, e chi sa che in Toscana la fanno, sa che nel Lazio non la fanno. Quel bambino ha una patologia, casomai la scopre dopo 3 mesi e non può fare più niente. Ma se dovrà incazzare questa persona? Ma io mi domando che cosa devo chiedere, che cosa devo dare in cambio per vedere riconosciuto a un bambino il diritto alla salute? Cosa devo dare in cambio? Che vuol dire? Non siete capaci di dialogare. Che te devo dialogare? Che te dovremmo dire se io ti dico una cosa che esiste, la fanno, è sacrosanta. Con che cosa ti devo dialogare? Anche no, perché insomma, i bambini del Lazio devono essere uguali, avere le stesse opportunità dei bambini della Toscana e della Sicilia. Tre esami ne fanno i bambini del Lazio, in Toscana ne fanno 40 di questi screening, 40 a 3 siamo. E perché? Qui siamo figli di nessuno, in Sicilia sono figli di nessuno. Ma come si permettono? Ma questa gente si deve vergognare. Noi abbiamo un sistema sanitario che se nasci lì ti ha detto bene e se nasci qui ti ha detto male, ma siamo fuori. Ecco, io combatto così. Io sono 2 anni che gli sto di sta cosa a questi. Che devo fare? Di questo le giuro, non so che fa, anzi scusate se oggi ho approfittato della trasmissione, ma sono uscita adesso dalla commissione. E non. Ma i tempi a questo punto per riaggiornare una discussione così importante? A parte che ci hanno messo già 2 anni, a parte che se le va a vedere qualche intervista del ministro Lorenzin, diceva che gli screening neonatali erano stati approvati già da tempo immemore. Andatevele a ricercare. Signori, queste cose non si approvano perché il provvedimento è del Movimento 5 Stelle. Io lo dico in diretta, io sono pronta a darlo in mano a chiunque lo voglia purché venga approvato. Volete che levo la firma mia? Non me ne può fregare di meno. Io non sto qui per farmi la bandierina che è approvata la legge del Movimento 5 Stelle.
io glielo consegno in mano, ci mettessero la bella firma di un qualunque del PD e se lo approvassero, ma che da domani non esista più che un bambino che nasce in Toscana vede garantita una situazione e chi nasce in Sicilia non ce l'ha. Non mi interessa, io non lo voglio per me, non mi frega niente. Non so queste battaglie che meritano da mettere la bandierina. Queste sono battaglie che meritano di essere approvate perché è sacrosanto, è giusto così. Non può esistere indifferentemente. Ma tutto l'obiezione al merito che viene ribadita? Nessuna, nessuna. Non c'è nessuna obiezione nel merito. È stato concordato da tutti che è più che giusto. Tutta la commissione è d'accordo. Però probabilmente il ministro Lorenzin non la vede così. Che le devo dire? Che le devo dire? Lo denuncio pubblicamente, ma io sono più che trasparente, posso portare tutti i passaggi. Giorno dopo giorno, i primi 5 milioni riconosciuti nella prima legge di stabilità, i secondi 10, l'emendamento della copertura con l'inserimento nei LEA, livelli essenziali di assistenza. Ma è una richiesta strana? Io vorrei che anche i vostri ascoltatori... No, stanno arrivando diversi messaggi su questo che le danno ampiamente ragione, insomma, al 334 92 29 505 i nostri ascoltatori le stanno assolutamente dando ragione. Visto che sono sempre interessati ai soldi, perché qui si parla solamente dei soldi, ormai l'articolo 81 è imperante, si può fare tutto, basta che siamo all'interno della stabilità e che non sforiamo. Ma se tu un bambino lo curi nei primi 3 giorni, ma sarà anche un risparmio sulla spesa sanitaria piuttosto che avere una persona invalida per tutta la vita? Sarà anche un risparmio? Ci arriviamo alla medicina preventiva, ci riusciamo a capirlo? Ce lo chiede l'Europa, l'Europa sono anni che sta dicendo che dobbiamo applicare e approvare gli screening. Ma quali sarebbero i costi in più per questi screening? Ma sono 50 euro a bambino. 15 milioni di euro io già glieli ho fatti approvare con 2 emendamenti di stabilità, ne servono altri 25, in tutto sono 50 milioni e quello se compra un aereo da 175 per andare a vedere gli sei open e non saremo 50 milioni per fare analisi ai bambini. E così funziona l'Italia? 175 milioni di euro per andare a vedere una partita di tennis ma non ce ne stanno 50 per fare le analisi ai nostri figli? Questo è questo il paese? Sì. Io vesto fuori di do di matto. La sentiamo stamattina particolarmente arrabbiata. Taverna, prima di salutarla, io voglio fare una battuta, insomma, così sdrammatizziamo un attimo. Ma le sono piaciuti davvero i regali del Debbio? Tra di noi siamo tra di noi, lo può dire. Ma il tocco, il cappello da laureanda. Sinceramente è uno dei miei sogni da quando a 18 anni ho dovuto smettere di fare gli studi, quindi sì, da una parte è stata anche una gratificazione per l'impegno che sto mettendo anche nel cercare di migliorarmi per fare meglio il mio lavoro, poi è tutto qui. Se dovevo continuare la mia vita probabilmente forse avrei scelto altre cose, e invece ora qui sono chiamata a essere un parlamentare, un rappresentante dell'Italia, che gli studi e che sia preparata. E la lupa... perché no? Dai, su. Ma la lupa era brutta, Taverna, dai, su, lo ammetta. La lupa era un oggetto di dubbio gusto. Noi quando l'abbiamo vista abbiamo pensato chissà cosa starà pensando Taverna. Va bene. Buon lavoro, Taverna, grazie come sempre. Grazie. Buon lavoro. Grazie ancora anche a voi, buona giornata, arrivederci.